Bulldog, seconda vittoria consecutiva, già doppietta per voi per questo inizio di campionato. Vi permettete di vincere senza un campione ecco come Spoto? Il capitano! E anche come Ippolito. Ah, Trippi, scusa. Ancora devo imparare i nomi. Quindi questa squadra, diciamo, è forte, diciamo, abbiamo per quanto riguarda... Risorse, abbiamo molte risorse. Avete molte risorse, infatti. Abbiamo tante opzioni, tante risorse, siamo belli... Allora, dobbiamo fare un saluto al nostro ex capitano, per ora fuori per studio, Walter Ciacia. Walter Ciacia, ciao Walter! Ciao Walter! I saluti sicuramente, sono soffende, sicuramente i saluti arriveranno, ma raccontatemi un po' com'è nata questa vittoria. La scusa del telefono te la potevi risparmiare. Scherzo. No, la partita si è messa bene. All'inizio, subito. Abbiamo perso un po' di concentrazione. I tre punti hanno la priorità, però peccato. Comunque si è vista una bella partita sia da parte vostra che da parte loro. Però era molto fortunato. Diciamo che nel secondo tempo si è portato fino alla stanchezza. È finita con 4 gol di scarto, ma poteva finire pure con 6, 7. Grossi passi avanti rispetto alla prima giornata? Ci siamo mantenuti sullo stesso livello. Abbiamo confermato il nostro acquista albanese che ha fatto l'ottima partita. Ho capito. Siamo mantenuti così. Prossimamente butteremo fuori squadra Giacomo Trippi. Addirittura. E perché? Comunque sapete che si gioca di martedì, affronterete... Ma si gioca anche venerdì, io solo. Eh? Si gioca martedì e venerdì. No, no, è un caso che si gioca di martedì. Affronterete i 7-Up che oggi vengono da una bella vittoria 10-0 contro... Ammazzo! I Parmalat. Questo risultato vi spaventa oppure siete fiduciosi dei vostri mezzi? Fiduciosi. Spoto ritornerà? Sì. Trippi? Ci sarà? Quindi diciamo che... Non so Ciacia se torna. Ciacia, aspettiamo. Un altro bacio a Babbo. Ma che ora si sa? Alle 6, ve l'ho detto, alle 6. Va bene ragazzi, dai, allora complimenti nuovamente per la vittoria. Grazie. Un grosso applauso ai... Mi ricordo. Bulldog. Ciao. Lanza classica. Cosa che succede? La lanza classica. Seconda sconfitta consecutiva. L'altra volta è stata sfortuna, oggi cosa è stato? Oggi il primo tempo disastroso. Oggi solo il primo tempo. Sì, perché il secondo tempo l'abbiamo vinto. Solo il primo tempo. Peccato che comunque nel secondo tempo non si ottengono punti. Io No, mi permetterei mai, ragazzi. Però peccato perché l'altra volta avete giocato bene, oggi sì, purtroppo oggi... forse la squadra è un po' più forte, non so. Corrono di meglio. Alla fine sono quelli che hanno vinto sia la dalle prossime giochiamo se siano tre. Ora ci andiamo a scrivere. Segnali positivi rispetto alla scorsa giornata. Il secondo tempo. Solo i gol. Facendo un'intervista. Capitano, dico. Riprendi la squadra, capitano. Fuori dalla squadra! Fuori! Comunque siete preoccupati per questo andamento negativo oppure? No, perché sono le prime due partite e ci riprendi. La prossima contro chi siamo? Prossimo turno affronterete. I Red Bull. E come sono perso? Giocherete martedì alle 4. Red Bull che stanno giocando adesso. No. È che stanno iniziate proprio adesso la partita. Quindi perderà. Che maglietta hanno? Nero. Ora ma perché volete sapere il colore? C'è Tarantino per Red Bull. No, non credo. E che hanno fatto le prime? La prima Red Bull hanno... credo che hanno perso, non mi ricordo. Sì, vada! Picciotti! I Red Bull hanno perso contro i Fight Club. Quanto? Ma voi chiedete troppo, ragazzi. Sono fortissimo. Ti conosco io. Comunque, voi siete pronti ad affrontare questa squadra perché dovete rialzarvi sia dal punto di vista morale che per la classifica. Ma il morale è buono. Infatti è che... Il morale è ottimo. Sì. Questo ottimo è discutibile. Parliamo noi due, abbiamo giocato tipo 5 minuti io e 5 minuti lui. Siete tanti in campo allora. La prossima non... saremo meno, io non ci sì, sento. Perché 7 è il numero perfetto diciamo, per giocare a calcetto. No, 7, 7. Per giocare, che cosa per che giocare. E allora speriamo ci porti fuori. Mettiamo una vittoria. Questi dei Bulldog come vi sono sembrati? Imbattibili, forti? Quanto meno vorremmo di più. Molto. Volete salvare qualcuno dalla vostra prestazione oggi? Il nostro capocannoniere. Nel secondo tempo il portiere ha fatto paratone, anche se purtroppo non ci è servito. Guardate la maglietta del nostro attaccante. Ah,
te non ha dedica? Spiegacela! Allora, se hai dislessici, che è il gruppo con cui esco io, che siamo fuori. Ma state male? No. Va bene, ragazzi, allora vi saluto, ci vediamo alla prossima. Grazie ragazzi, ciao ciao.